Benvenuti al 14° incontro di Pagina Piegata Arte. Oggi la prima parte è dedicata all'arte povera. Negli anni 60 del Novecento sono, come vi ho già detto agli altri incontri, gli anni 60 e parte dei 70 sono un ingorgo vero e proprio di espressioni, opinioni, atteggiamenti, eccetera, eccetera. Si forma un'esigenza comune in molti artisti italiani e non solo, questa esigenza comune prenderà il nome e la definizione di arte povera. Il movimento nasce nell'ambito della cosiddetta arte concettuale, nel superamento della rappresentazione e in aperta polemica con l'arte tradizionale, come d'altronde tutti i movimenti coevi, dicasi nuvolerealismo, espressionismo astratto, Fluxus e via dicendo. Quindi è un movimento che rifiuta tecniche e supporti di arte classica. Si sostiene inoltre che questo movimento degli anni 60 è a pieno titolo una delle più importanti avanguardie del XX secolo. Il termine arte povera non è come viene inteso in molte regioni d'Italia, riferito a uno stile d'arredo dalle caratteristiche rurali. Bensì è una corrente artistica coniata dal critico italiano Germano Celant. 1940 e purtroppo il Covid se l'è portato via nel 2020. Celant, per definire il lavoro di un gruppo di artisti italiani e non solo, accomunati dall'impiego di materiali poveri, che nel quotidiano sono considerati inferiori, o di uso comune e non nobilitati da una tradizione artistica. All'epoca Celant, verso la fine degli anni 60, pubblicò anche un bellissimo libro, eccolo qua, edito nel 69 dalla Mazzotta, è un catalogo, ci sono sia gli artisti italiani, quasi tutti, e molti artisti della Land Art, e in qualche modo anche perché la Land Art sconfina con l'arte povera e l'arte povera sconfina nella Land Art. Tutte queste correnti, fine 50, 60, 70, hanno parentele in comune, sono cugini praticamente, sono tutte correnti imparentate fra di loro. È così, c'è una sovrapposizione, è un po' difficile da comprendere, non c'è una successione. Sono tutti insieme, come ho già detto, appassionatamente. Per definire bene cos'è l'arte povera, vi leggerò una pagina di questo prezioso catalogo. Eccolo qui. Arte povera, Mazzotta. Allora, Germano Celant, a pagina 225, afferma: animali, vegetali e minerali sono insorti nel mondo dell'arte. L'artista si sente attratto dalle loro possibilità fisiche, chimiche e biologiche e inizia a sentire il volgersi delle cose del mondo non solo come essere animato, ma come produttore di fatti magici e meraviglianti. L'artista alchimista organizza le cose viventi e vegetali in fatti magici. Lavora alla scoperta del nocciolo delle cose per ritrovarle ed esaltarle. Il suo lavoro non mira però a servirsi dei più semplici materiali ed elementi naturali, quali, l'elenco è un po' lungo, rame, zinco, terra, acqua, fiumi, piombo, neve, fuoco e ancora erba, aria, pietra, elettricità, uranio, cielo, peso, gravità, calore, crescita e tempo vissuto. Per una descrizione o rappresentazione della natura, gli artisti si avvalgono di tutte le cose che vi ho elencato. Quello che loro interessa, Celant, è invece la scoperta, la presentazione, l'insurrezione del valore magico e meravigliante degli elementi naturali. Come un organismo a struttura semplice, l'artista si confonde con l'ambiente, si mimetizza con esso. Allarga la sua soglia di percezione, apre un rapporto nuovo con il mondo delle cose.
Ciò con cui l'artista entra in rapporto non viene però rielaborato, su di esso non esprime un giudizio, non cerca un valore morale o sociale, non lo manipola, lo lascia scoperto ed appariscente, attinge la sostanza dell'evento naturale, quale la crescita di una pianta, la reazione chimica di un minerale, il comportamento di un fiume, della neve, dell'erba e del terreno. La caduta di un peso, si immedesima con essi per vivere la meravigliante organizzazione delle cose viventi. Questo è un po' l'inizio delle 6 o 7 pagine che Celant descrive l'arte povera. Catalogo prezioso introvabile. Me ne leggerò ancora il prossimo incontro su qualche artista, qualche piccolo riferimento. Questi artisti, infatti, fra loro non hanno niente in comune. Non c'è uno stile come nelle altre correnti delle avanguardie storiche come il cubismo, surrealismo, eccetera. No, non hanno niente in comune fra di loro, se non il favore accordato ai materiali non privilegiati. Hanno un'attenzione per l'oggetto di uso quotidiano, trasformando il contesto in scena teatrale. L'idea di arte come esperienza vissuta. Nell'atteggiamento di sacratorio e di negazione nell'arte povera c'è in realtà una volontà fondamentale, indistruttibile e poetica di riappropriarsi di valori primari come il senso della terra, come vi ho già elencato prima. La natura è rivisitata in chiave artificiale, come per attualizzare la materia e renderla più vicina a un sentimento di cambiamento importante che coinvolge l'uomo e la sua percezione del mondo. L'utilizzo infinito quindi di materiali amplia enormemente il campo del linguaggio espressivo. L'artista, pertanto, moltiplica le sue possibilità. È libero. I mezzi tradizionali di pittura e scultura o quant'altro sono sostituiti da queste nuove forme e modalità, basate sull'indagine delle possibilità espressive e simboliche che questi nuovi elementi naturali, organici, oppure di produzione anche industriale, assunti nella loro forma primaria e immediata, si evince la tensione e il rapporto tra le forme e il pensiero dell'artista. L'arte povera è parte di un preciso momento dell'arte italiana della seconda metà degli anni 60. Le opere sono proposte spesso sotto forma di installazioni, caratteristica nei lavori degli artisti del movimento. L'installazione. Non tutti sanno cos'è, gli addetti ai lavori sicuramente sanno cos'è un'installazione, ma in questo caso mi rivolgo a chi non lo sa. L'installazione è un proporre arte attestabile agli anni 60, la sua nascita, è in genere tridimensionale. Comprende la larghezza, l'altezza, la profondità e anche il tempo. È costruita con media, con oggetti vari, può essere la frutta, può essere un neon, un carrello, un qualsiasi oggetto che può creare espressione e significato in quel momento in cui viene assemblato. Una delle caratteristiche principali per definire un'opera d'arte installativa è che tutto deve essere costruito per modificare o comunque sollecitare la percezione dello spettatore, che diviene parte integrante del lavoro, perché spesso può passarci in mezzo anche. Parallelamente è essenziale l'ambiente in cui viene allestita l'installazione. Come detto prima, l'installazione ha vita solo nel momento in cui viene esposta e costruita. Spesso proposta in musei o gallerie. Nel museo probabilmente anche conservata, nelle gallerie dipende dal tipo di politica che conduce la galleria stessa. Questa peculiarità distingue peraltro l'installazione dalla scultura, che può essere confusa. No, per la scultura è stabile e forse anche eterna. L'installazione è effimera. È un po' cogli l'attimo. Se avete occasione di vederle, anzi, se avete occasione di andare a Torino, al Castello di Rivoli, ci sono molte installazioni di arte povera.
oltre a essere un posto meraviglioso e bellissimo da visitare, avete modo anche di vedere delle interessanti opere di questa corrente. Quindi è un'arte, l'arte povera, che si fonde con il quotidiano e con il suo passato, con i comportamenti dell'uomo nel suo essere presente qui e ora e del suo vissuto, insistendo sulla convinzione che la civiltà è un deposito vivo, formato della cosignificanza di presente, passato e un ipotetico futuro. L'arte povera è un momento, è un'emozione, è effimera. Pur distinguendosi ciascun artista per una propria e originale poetica, molti esponenti dell'arte povera sono accomunati dall'interesse per la dimensione energetica e vitale dei materiali. Sono proposti in modo singolare e al prossimo incontro ve ne renderete conto. Essi sono anche contro il concetto che un'opera d'arte non si possa riprodurre e copiare, perché un'opera d'arte è unica. Poi l'installazione ancora di più. L'arte povera è quindi un movimento di protesta verso il potere, verso l'arte classica, quella statica, eterna, no? È anche un movimento con dei connotati politici. Erano contro all'epoca la guerra in Vietnam, contro la politica, se vogliamo, espansionistica degli Stati Uniti. Gli artisti ve li elenco brevemente perché li tratteremo meglio nel prossimo incontro. Ne sono stati gli esponenti principali in ordine alfabetico Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pierpaolo Calzolari, Luciano Fabbro, Piero Gilardi, Giannis Kounellis, spero aver pronunciato giusto perché è greco, poi è diventato italiano, Marisa e Mario Merz, Pino Pascali e Giulio Paolini, Giuseppe Penone e Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio e Stefano Orienti, e per alcuni aspetti Gino De Dominicis. Di loro, non di tutti, al prossimo incontro sarà interessante vedere e seguirli. Grazie di avermi ascoltato, alla prossima. Ciao a tutti.